alla ricerca dell'amore, alla ricerca dell'amore. Marcel Proust, grande intellettuale francese, Marcel Proust scrisse un'opera prodigiosa intitolata Alla ricerca del tempo, del tempo perduto. Questo video invece è intitolato Alla ricerca dell'amore. E il titolo dovrebbe essere un po' più preciso. Io però come titolo ci metto Alla ricerca dell'amore, perché non voglio che questo video venga subito censurato da YouTube, perché io sono Ciro Massone, opero da oltre 15 anni su YouTube, e su YouTube ho oltre 11 milioni di visualizzazioni, però YouTube controlla ciò che avviene in casa sua. Io opero dentro la casa di YouTube, e YouTube magari guarda i titoli, se il titolo è troppo hard, YouTube non perde tempo a guardare tutto il video. YouTube vede in questo titolo hard e elimina il video. Allora io cerco di aggirare la situazione e mettendoci dei titoli soft, sì, alla ricerca dell'amore. È un titolo che come si rimane in un titolo alla ricerca dell'amore, no? Allora, qual è la situazione? Che io opero non solo su YouTube, opero su Facebook, opero su Twitter. E quando vado su Twitter, vado spesso su Twitter, su Twitter io posso raggiungere tutti i giornali del mondo, tutte le televisioni del mondo, tutte le radio del mondo. Mi capita pure di vedere qualche notizia e ora ho visto una notizia che rinvia una certa bacheca incontri. Allora io vedo qua sul web c'è una bacheca incontri qua 26 marzo, ieri, cos'era ieri 26 marzo, un grosso titolo, a Forlì, arrapante, bocca calda e gola profonda, ti farò godere come nessuno ha mai fatto, una porca ninfomane, completissima, succhiatrice esperta e regina della pecorina, bocca calda e bagnata, gola profonda stupenda, terribilmente sexy, assoluta regina del piacere, preliminari lunghissimi, indimenticabile, tutto senza fretta, rimarrai senza parole, patata bollente, umida, depilata da leccare, assaggiami tutta, guarda le mie foto ed eccitati, mi presento sempre in lingerie, sexy e tacchi a spillo, sempre pulita e profumata, con una pelle morbida, preliminari da urlo, seghe, relaxa due mani, con massaggi circolari leggeri alle palle, amante del 69, scopami a pecora, finale imperdibile. Ricorda, io faccio la differenza, e qua c'è la foto di una bella lady, contattami. Poi seguono, lo prendo tutto in bocca fino in gola, succhio come nessuna altra, fino alla fine, succhio poi,
bella, deliziosa signora, bella mamma single, lunghi e lenti preliminari al naturale, anche fino alla gola. Novità in città, bellissima e piccante venezuelana, tutta da gustare senza fretta. Il tuo sogno più proibito, la regina del Pompino. La regina del Pompino, c'è anche la foto, è la foto. La regina del Pompino, e tutti a Forlì si trovano tutti a Forlì. Ecco, il fatto è che su Twitter c'è un utente, un follower, aveva scritto: ecco a che cosa si è ridotta la città di Forlì, ecco a cosa si è ridotta la città di Forlì, e poi aveva allegato il link con tutto questa battuta incontri, ma solo relativamente alla città di Forlì, data 26 marzo 2022. Allora ritengo che questa bacchica incontri però riguardi tutte le città d'Italia, e penso che anche in altri paesi del fondo ci siano siti analoghi. Quindi qua ci sono, qua alla ricerca dell'amore, qua cioè, più che alla ricerca dell'amore, io devo interpretare il video alla offerta dell'amore, offerta, ma poi YouTube magari sospetta qualcosa, alla ricerca dell'amore, così come alla ricerca del tempio perduto. E qua c'è tutto, c'è, ma, però manca la cifra, manca la somma. Manca il riferimento alla, come si chiama, a quello che si deve pagare. Dico, a quello che si deve pagare. Sì, manca, non c'è scritto quanto si deve pagare, non c'è scritto, perché tu vai alla ricerca dell'amore, ma l'amore ha un prezzo, L'amore ha un prezzo. Sì. L'amore ha un prezzo. E più paghi, e più loro ti offrono amore. Più paghi, e più amore ricevi. Beh, io uso la parola amore, perché la parola amore è una parola soft, gradita. Magari la parola sesso può insospettire, può insospettire, e io uso molta cautela, perché non voglio mettere in imbarazzo YouTube, e ripeto, YouTube mi vuole bene, io voglio bene a YouTube, però io lavoro su YouTube, cioè YouTube mi ospita in casa sua, e io devo rispettare ovviamente le regole, ci mancherebbe altro. Per cui questo titolo del video è alla ricerca dell'amore. Di certo quando YouTube legge il titolo di questo video, alla ricerca dell'amore, YouTube si lecca i baffi, e dice YouTube: questo video parla di amore, mica parla di sesso. Capito, cari amici, come si fa? Si fa così, cari amici. E io sono questo qua, sapete? Io sono questo qua, vedete, sto lavorando qua al bar dei cinesi di Volta Mantovana. Pensate voi che ho 82 anni. Opero sulla grande piattaforma mondiale YouTube, e su YouTube ho oltre 11 milioni di visualizzazioni, e vado verso il traguardo di 12 milioni di visualizzazioni, perché io abbia 82 anni, capito? Beh, e dopo che vi ho fatto questa lectio magistralis, voi precipitatevi in libreria, capito? E procuratevi subito una copia di questo mio romanzo storico, Il marinaio delle Antille, vedete? Serafino Massoni, Il marinaio delle Antille, casa Leoni d'Edizioni,
e costa 4 soldi, va bene, 16 euro, euro è una parola invariabile, capito? Non ha né maschile né femminile né singolare né plurale, 16 euro, euro, va bene cari amici? Ecco qua, ecco qua, ecco qua, ok, ok, ok.